Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Amiche di unghie, eccoci qua. Allora, smontaggio di queste tip intere che mi sono piaciute tantissimissimo. Ho fatto il video del montaggio di queste tip, ve lo lascio qui in alto a destra se non l'avete visto. Se non sapete cosa vuol dire tip intera, insomma, è questo nuovo sistema. Sto facendo tanti video al riguardo, quindi vi lascio un po' di video qui nella i in alto a destra. Sono andata ad accorciare con il tagliaunghie, come avete visto, il bordo libero di, insomma, la lunghezza, e adesso con la fresa, questa è la grana media, mi sembra, sto andando praticamente a togliere il colore, sto andando a togliere il colore e poi andrò a mettere il mio cartoccetto imbevuto di acetone puro. Acetone puro, io utilizzo o un remover per semi permanente oppure acetone puro. Dobbiamo controllare che nei remover non ci sia troppa acqua, altrimenti ci mette tanto tempo a sciogliere, sia semipermanente sia tip in gel, quello che sia, e soprattutto poi se nei remover c'è tanta acqua l'unghia diventa molla. Qui vi faccio questo avvicinamento, questo zoom, per farvi vedere se ci sono dei sollevamenti. Un pochino di sollevamenti nel girocuticole ci sono, ma io adesso vado a rimuovere. Nel video precedente vi ho fatto vedere come faccio un refill su queste tip intere, quindi anche quel video ve lo lascio qui in alto a destra. Queste sono tip in gel, sono in gel soak off, che vuol dire che sono in gel scioglibile. Quindi io in questo modo con acetone sto andando a sciogliere la tip. Ero convinta che il gel che ho utilizzato per attaccare la tip fosse anche lui un soak off, invece poi andandolo a smontare mi sono accorta che invece il gel non si è sciolto. Qui potete vedere quello che praticamente viene via è la tip. Adesso vedrete più avanti cosa utilizzerò per riattaccare le nuove tip. Quindi praticamente con l'acetone sono andata a sciogliere la tip e adesso più avanti andrò con la fresa extra fine, andrò ad abbassare più prodotto. Non andrò a toglierlo totalmente perché insomma non mi interessa arrivare all'unghia naturale, lo andrò semplicemente ad abbassare. E va bene, qui vi ho lasciato questa parte per farvi vedere come si scioglie benissimo queste tip in acetone oppure, ripeto, remover. Vado a togliere anche il pezzo di bordo libero che è cresciuto della mia unghia naturale, perché comunque non mi interessa avere l'unghia lunga, l'unghia lunga sotto, non mi interessa, quindi vado a togliere questo il bordo libero e poi adesso appunto con la fresa andrò ad abbassare il gel che, ripeto, non so per quale motivo ricordavo che fosse soak off, invece anche no, non si è sciolto proprio per niente, non si è mosso. E quindi eccomi, con la fresa sto andando ad abbassare il prodotto. Ripeto, senza arrivare all'unghia naturale, non mi interessa rimuoverlo completamente. Va bene, con il Cuticle Remover di Moda Unghie, è un prodotto molto interessante questo, veramente. Vado ad ammorbidire le mie cuticole e a cominciare a scioglierle. Questo prodotto non contiene olio e quindi lo possiamo tranquillamente usare prima di una ricostruzione. Qui l'ho lasciato in posa circa un 5 minuti e poi sono andata appunto a spingere le cuticole con lo spinge cuticole, e appunto mi aiuta. Intanto erano molto secche le mie cuticole perché appunto poi con tutti questi disinfettanti eccetera, quindi la pelle si sta sgretolando, e quindi questo prodotto mi aiuta anche ad idratare un pochino la pelle, a staccare la cuticola dall'unghia, e siccome ce n'erano veramente tante, sono andata poi con una punta diamante a fare questo lavoretto di manicure asciutta.
prima di andare con la fresa, comunque con un pad imbevuto di cleaner, vado a togliere l'eccesso di prodotto, perché se no mi si impappa tutta la punta, insomma, fa un po' un casino. Quindi sono andata a pulirmi il prodotto che mi era rimasto sulle cuticole. E quindi poi con la punta vado a fare una veloce manicure asciutta. Qui mi sono concentrata su questo dito, perché praticamente mi viene come un calletto in questo dito medio. Io suppongo che sia per il pennello, sai, quando lavori che tieni o la penna o il pennello appoggia proprio quando lo tieni fra le dita, appunto appoggia su questo punto, e secondo me viene una specie di calletto, di un ispessimento. E allora ogni volta qui ci perdo un attimino più di tempo. Poi con la forbicina vado a togliere quella pelle che si è alzata, quella pelle morta che non serve, e quindi con la forbicina la vado a togliere. Sto facendo questa operazione con la mia mano sinistra, no, ve lo voglio dire perché se vedete dei movimenti un po' impacciati, ecco, il motivo è quello, e quindi va bene, ho tolto le pellicine alzate, e poi con il sanding bands vado comunque a preparare la mia unghia naturale, come faccio sempre per qualsiasi sistema. Qui vado a prendere una tip stiletto, perché per la mia unghia è più comoda, per il pollice è meglio che uso quella, perché quella mandorla, che poi sono quelle che andrò a usare sulle altre dita, è corta, non so perché, è troppo corta per il pollice, quindi prendo una stiletto solo per il pollice. Mi vedete fare quello che faccio sempre, che vi sto dicendo in tutti i video in cui utilizzo queste tip, quindi vi lascio i video, andateli a vedere, perché vi schiariscono le idee. Vado poi a mettere il primer acid free sulla mia unghia naturale, andrò poi a mettere il gel di base. In questo caso sto utilizzando una base rubber, quindi utilizzo la base rubber sia come base aggrappante per la mia unghia naturale, e sia poi per andare ad attaccare queste tip. Le basi rubber ci consentono di creare una struttura, e quindi è per questo che io utilizzo una base rubber per attaccare queste tip. In tantissime mi chiedete se una base HD funziona uguale. Io suppongo che quando mi fate questa domanda sia una base HD di Passione Unghie. Io non uso i prodotti di Passione Unghie, non li conosco, ma ho letto da alcuni commenti che mi avete lasciato che comunque con la base HD Fiber di Passione Unghie si può fare il semipermanente rinforzato, quindi io suppongo che si possa utilizzare tranquillamente anche per attaccare queste tip. Ed eccomi qua, qui praticamente questo video l'ho girato in 2 giorni diversi, perché volevo farmi la mano destra in un modo e utilizzare la mano sinistra per farla in un altro modo, come sempre, per girare video anche più che altro, ma invece poi non ho avuto tempo e ho dovuto, tra virgolette, fare tutte e due le mani uguali. Quindi nelle clip più avanti vedrete fatto meglio, quindi userò la mia mano destra e sarà tutto un po' più fluido. Qui comunque vi faccio vedere come attacco appunto le tip, metto il prodotto all'interno e poi vado a scaricare il pennellino nel girocuticolo e a mettere una quantità più abbondante di prodotto. Utilizzo una lampadina torcia per polimerizzare, per dare una prima botta di luce per far polimerizzare il prodotto, per far attaccare la tip, e poi finisco in lampada grande per completare il giro che serve al prodotto per finire la sua polimerizzazione.
Quindi vedete, questa cosa che appare la sto tenendo con la bocca e questo è il risultato finale della mano destra. Ve l'ho voluto far vedere, anticipare questo arancio di moda unghie, è bellissimo. E va bene, e adesso qui in un altro giorno, circa 2 o 3 giorni dopo, sto andandomi a fare anche la mano sinistra e quindi qui è tutto un po' più fluido perché giustamente la mano destra è la mia mano principale e quindi riesco a lavorare bene. Ho messo troppo prodotto in questa tip e quindi sono andata a toglierlo. Accendo la mia lampadina, la tengo con i denti e vado ad attaccare appunto la tip. Ho lasciato tutto il processo di come attacco tutte e 5 le tip, è sempre quello. Metto, schiaccio dal girocuticole fino alla punta. Quando il gel cammina e sta arrivando al mio bordo libero, in quel momento metto la luce, così lui si ferma. Abbiamo fatto anche una diretta dove appunto mi facevate delle domande, io ho cercato di rispondervi il più possibile. Anche la diretta ve la lascio qui in alto a destra, per favore andatela a guardare perché magari evito di dover rispondere sempre alle stesse domande. Quindi se siete interessati a conoscere un attimino questo metodo, andatevi a guardare i video che vi lascio perché sono anche più esaustivi delle risposte che posso darvi scritte. Va bene, qui il processo è sempre quello, l'ho lasciato tutto quanto e vi lascio al processo di come attacco queste tip. Allora, come vi dico sempre, io vi faccio vedere anche i miei errori perché penso che possano esservi utili. Che succede? Praticamente, siccome avevo il dito sopra quasi all'unghia, la luce non è arrivata bene dove doveva arrivare. E, insomma, in poche parole, adesso vi faccio vedere cosa è successo. Vedete che c'è un buco? Vedete, c'è uno spazio vuoto fra la tip e la mia unghia naturale lo devo andare a riempire assolutamente. Quel buco va riempito perché quello dopo qualche giorno mi crea il sollevamento e la tip si stacca. Quindi, se vi capita una cosa del genere, andatelo a riempire tranquillamente. Pulisco l'eccesso con un altro pennello pulito e vado a polimerizzare senza nessun problema. Non succede assolutamente nulla. Se vi succede una cosa del genere, assolutamente andate a riempire quello spazio. Ok, tutte e 5 le tip sono attaccate. Adesso con questa punta cilindro piccolina che vi dico già da qualche video sto adorando, vado a pulire il girocuticole se mi è uscito un pochino di prodotto e anche se non mi è uscito il prodotto, vado ad assottigliare l'attaccatura della tip perché così non mi fa lo scalino quando poi c'è la ricrescita. Questa punta la ho io, tutte le punte che mi vedete utilizzare le ho io. Se siete interessate, mandatemi una email.
Tutti i miei contatti stanno giù nell'info box, però se mi mandate una mail è meglio perché i messaggi a volte su Instagram anche vanno nella cartella delle richieste di messaggi e io non sempre entro in quella cartella, quindi mi ritrovo a volte dei messaggi vecchi di settimane. Va bene, quindi se siete interessate, per favore mandatemi una mail. Appunto, ecco qua, con questa punta vado a pulire tutto il giro cuticolo. Pulisco e assottiglio. Questa punta la uso sempre anche quando faccio sistema acrygel, sistema gel, la uso comunque sempre per lo stesso scopo, per assottigliare il giro cuticolo, pulire e anche pulire sotto l'unghia. In questo caso non mi serve perché l'unghia non è da pulire sotto, ma in fase di refill la utilizzo sempre. Insomma, se guardate nei video indietro vi accorgerete. Adesso qui nel indice, sempre questo indice, vedrete che nel giro cuticole c'è come, chiamiamolo un piccolo sollevamento, e per non rischiare appunto che questa specie di sollevamento mi crei qualche problema, con la punta vado ad abbassare, abbassare, abbassare e quasi a rimuovere questo piccolo sollevamento. Non riesco a toglierlo bene con questa punta perché comunque quella è di gel, però insomma ha il suo spessore. Ora questa punta non è che ha una grana così grossa da mangiarsi molto spessore, e allora poi con la lima vado appunto a pulire questo sollevamento e senza nessun problema tolgo poi la polvere con il cleaner e prima di andare a mettere il colore vado a mettere il primer acid free. Lo metto su tutte le unghie, ancora di più su questo pezzetto di unghia che sicuramente è rimasto un pochino scoperto dalla tip, quindi metto il primer acid free così il colore comunque si aggrappa, il gel color comunque si aggrappa e non mi crea nessun sollevamento. Mentre sto registrando questo audio, è una settimana che ho le unghie e assolutamente non sta succedendo assolutamente nulla, sono tutte attaccate. Quindi la struttura, lo ripeto, ragazzi, scusatemi se ripeto sempre le stesse cose per chi già conosce, ma mi rendo conto che c'è anche qualcuna nuova che non conosce ancora questo metodo. La struttura di queste tip praticamente è finita, lo spessore, la bombatura, insomma, queste tip sono già perfette, la loro struttura è perfetta, quindi è praticamente finita e posso andare direttamente con il colore, posso colorare, posso decorare, posso fare quello che mi pare. Faccio la doppia passata con questo gel color arancio di Moda Unghie, che è veramente è bellissimo questo colore, è veramente spettacolare. E quindi faccio la doppia passata e io ho finito. È un metodo assolutamente molto rapido da fare, specialmente su noi stesse, che non so voi, ma io appunto mi faccio sempre le unghie a rate. E poi sempre diverse. Questa volta ce le ho uguali, quindi faccio la doppia passata e vado a sigillare. Sigillo per bene tutte e cinque le unghie e poi sul anulare utilizzo questo. Me lo state vedendo usare da qualche video perché lo sto testando sugli altri, su me stessa, eccetera. Sto testando questo sigillante, quindi devo farmi un'opinione, anche se per ora è molto positiva. E dicevo, vado a sigillare tutte e cinque le unghie e poi faccio un decorino molto stupido con effetto zucchero sull'anulare. Praticamente faccio questo decoro con lo stesso gel color arancio, quindi tono su tono, non vedevo niente in poche parole. Ho fatto un po' alla cieca sto decoro perché appunto colore su colore non è che riuscissi a vedere molto bene, quindi eccomi qua. Ho fatto appunto queste foglioline, semplici foglioline piene, abbastanza piene, sulle quali poi ho spolverato direttamente, ho fatto un effetto zucchero con quella polvere glitter che vedete appunto sotto alle mie mani, sempre di Moda Unghie, anche questa polvere glitter. E niente, ho spolverato la polvere sopra, sono andata in lampada e insomma, come si fa l'effetto zucchero?
Ok, allora esco dalla lampada, spolvero l'eccesso di glitter che comunque non hanno attaccato sull'unghia che era già sigillata e questo è quanto, una decorazione molto stupidina, molto semplice e questo è quanto. Mi sono piaciute e mi piacciono ancora tantissimo queste unghie, spero che anche a voi piacciano. Vi ricordo appunto il colore è arancio di Moda Unghie, abbiamo il codice sconto con Moda Unghie, vi lascio tutto giù nell'info box, un bacio grande, grazie per essere state qui con me. Ci vediamo alla prossima e ciao!